Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video pulizia, vi faccio vedere come io pulisco il mio ingresso e quindi il mio corridoio e come lo rendo profumato e quindi super accogliente. Allora, prima cosa, abbigliamento super comodo, come vedete, guardate, questa non è una macchia dei miei leggings ma è una macchia dello specchio, quindi è veramente proprio da pulire anche questo. Non ho le pantofole semplicemente perché per pulirlo ho bisogno di salire sulla scala, quindi per evitare incidenti preferisco stare scalza. Allora, inizio subito col farvi vedere che proprio ecco dietro di me c'è il portone, quindi inizio subito con il pulirlo. Vi faccio vedere come e cosa uso. Iniziando dal portone, che è appunto la prima cosa appena si entra in casa mia, anche se poi entrando ci rimane alle spalle, però da qui già va a sentirsi il profumo, se appunto è un portone profumato. Allora prendo la scala. Scusate se vedete questo sacchetto che è decisamente antiestetico, ma all'interno c'ho dei CD, il pacchettino piccolo delle salviettine che vi ho fatto vedere nel video dei super acquisti di acqua e sapone, e quindi questo sacchettino dovrò portarlo in macchina. E quindi, per non dimenticarlo, ogni qualvolta devo portare qualcosa in macchina o l'appendo qui oppure l'appendo nella maniglia del portone, proprio per non dimenticarmene. Allora, prendo la scala e poi per super profumare il mio portone vado ad usare sicuramente un pannetto in microfibra. Questo è pulito, quindi l'ho preso appunto pulito. Cos'è sta roba? Un pelino, qualcosa, vabbè, l'avrò preso adesso. E poi vado ad usare questo che vi super consiglio, che è il mangiapolvere. È un simil pronto, però è dell'emulsio, è praticamente senza gas, e non solo mi va a super profumare il portone e quindi a questo punto anche l'ambiente, perché si sente tantissimo e si diffonde nell'aria, ma me lo va anche a lucidare. Adesso comunque lo uso, vi faccio vedere come lo uso e come risulta dopo averlo usato il portone. Vado ad agitarlo e poi lo spruzzo direttamente sul pannetto. Ok, ne spruzzo così e vado a passarlo. Inizio a pulire dagli angoli anche la parte superiore, la cornice, diciamo, del portone, che praticamente si accumula tantissima polvere, e vado a strofinare in senso circolare. Quando mi accorgo che il detersivo va a finire, me ne accorgo dalla pezza, perché risulta meno umida, ne vado a rimettere un altro po'. Più o meno la stessa quantità di prima e continuo a pulire. Adesso che sono arrivata più in giù, quindi evito di usare la scala. Anche questo.
Allora, questo è il risultato del pannetto dopo averlo pulito. Sembra pulito questo panno, però in realtà, se notate, è un po' sporco, soprattutto qui, da questa parte. Consideriamo che io il portone, delle volte capita che lo lavo una volta al mese, dipende dal se ci sono festività nel mezzo del mese, oppure se magari non ci sono particolari festività, lo vado a pulire una volta ogni 2 mesi. Allora, questo prodotto non ha bisogno di essere asciugato. Infatti io, come avete visto, ho iniziato dalla parte superiore e infatti è quella che si asciuga per primo, e come notate si sta asciugando benissimo senza lasciare aloni. Adesso incomincia ad asciugarsi anche la parte inferiore, poi ve lo farò vedere non appena sarà tutto asciugato. E nel frattempo ha rilasciato nell'aria un piacevole profumo di pulito, che ovviamente appena si entra in casa si sente. Ecco, vedete che già si nota che si sta asciugando, risulta comunque veramente un portone pulito e profumato. Riprendo questa volta la scala perché mi dedico a pulire adesso lo specchio, che come vedete è comunque altissimo, quindi ho bisogno per forza della scala per pulirlo bene. Questa volta ovviamente cambio le pezzette e cambio anche il detersivo. Allora, andrò ad usare questa pezzettina gialla che mi servirà per asciugare il tutto. Sono tutte pezzette comunque pulite, e poi invece vado ad usare questa fucsia che mi aiuterà appunto a passare il detergente. Userò questo, il Quasar per i vetri, che non so se è l'unico o uno comunque dei miei detergenti preferiti, perché ha un profumo veramente spaziale. Infatti secondo me qui pulito stellare e profumo spaziale aggiungerei. Quindi vado ad usare questo, che non solo appunto mi va a pulire lo specchio e a profumarlo, ma anche diciamo a renderlo un vero e proprio specchio, cosa che adesso non lo è, perché come avete visto prima si vedevano anche le macchie sui miei leggings, ma era appunto lo sporco dello specchio. Vi faccio vedere anche questo come lo pulisco. Allora, il movimento che andrò ad usare per pulire lo specchio è lo stesso, quindi identico a quello che ho usato per pulire il portone. Quindi, movimento circolare e inizio anche qui dagli angoli. Cioè, la meraviglia di questo specchio. Allora, io non so se riesco a farvelo vedere, ma forse no. Comunque, io lo specchio l'ho pulito con il Quasar, ma non ho passato questo panno che avevo fatto vedere prima, che avevo pensato di usarlo per pulirlo, per asciugarlo. Però in realtà mi evito questa fatica perché lo specchio è completamente senza aloni, pulitissimo, e quindi non serve asciugarlo. Nel frattempo vi faccio vedere come, intanto c'è un profumo qui all'ingresso in casa che è fantastico. Vi faccio vedere il portone, si è asciugato da solo. Cerco di trovare la posizione migliore per farvelo vedere, anche questo senza aloni, pulitissimo, con lo stesso prodotto ho pulito anche la maniglia ed è venuto veramente bellissimo. Questa non è una macchia, ma è proprio purtroppo il portone qui che è rovinato, quindi non ci posso fare niente qui. Se magari mettessi a fuoco, vabbè, comunque credetemi, è veramente qua rovinato, quindi non è una macchia ed è venuto buono. Ma poi la meraviglia del profumo, profumatissimo. Adesso invece mi dedico a togliere la polvere, già ho tolto il pupazzetto qui, quindi devo andare a togliere la polvere nella mensola dello specchio.
Il pupazzetto che è Babbo Natale, praticamente, troppo in anticipo, ma mi piace troppo. L'ho messo lì, perché l'ho dovuto togliere perché essendo alto non riuscivo a pulire bene lo specchio, quindi adesso dovrei togliere la polvere qui, la polvere lì sul mio comò, ma ho un altro specchio lì, quindi dato che mi trovo vado a prendere di nuovo la pezzetta di prima, è il Quasar, e vado appunto a ripulire lo specchio. Guardate che sporco, vedete tutti qua questi aloni, si vedono benissimo perché c'è la baciurra accesa, quindi devono scomparire urgentemente all'attacco. Oh mamma mia. E quindi sempre movimenti circolari tranquillamente. Allora qui, come vedete, c'ho le lucine di Halloween. E adesso Halloween è finito, quindi queste andranno spente e comunque le dovrò togliere perché ormai le andrò a riporre per poi riprenderle un altro anno. Continuo con le mie pulizie. Lo specchio ho appena finito di pulirlo, ma in realtà qui sì che c'è bisogno di passare lo straccetto per asciugarlo, perché dato che io ho usato lo straccetto che ho usato prima per pulire l'altro straccio, quindi era già un po' inzuppato di detersivo, di detergente per i vetri, vedete, essendocene troppo secondo me, perché poi ne ho aggiunto, rimangono gli aloni, e quindi è adesso che ho bisogno di quest'altra pezzetta per andare a togliere questi aloni, quindi andare ad asciugare lo specchio. Il risultato è ottimo, gli aloni sono svaniti, non ce ne sono più, è meraviglioso. Considerate che accanto c'ho la baciurra accesa, oltre che i due lampadari, che c'ho uno all'ingresso e uno nel corridoio, e non si vedono più aloni e neanche polvere, quindi è veramente fantastico. Non solo, e il profumo? Cioè, questo profumo di questo detersivo combinato con quello che vi ho fatto vedere prima, che ho usato per il portone, credetemi, c'è una nuvola profumata qui nel mio ingresso di casa. Quindi in queste pulizie sto usando solamente detersivi profumati che ci vanno a pulire bene comunque tutto ciò che puliamo, e ci profumano, oltre diciamo ai vari mobili e specchi, anche l'ambiente. Quindi io questi ve li super consiglio per un ingresso pulito e profumato. Vado ad usare l'ultimo goccio di Napisan, che è un igienizzante appunto per le superfici dei mobili, e siccome che dalla pompettina non riesco più a prenderlo, quindi non lo tira più su, vado a sganciarlo. Eccolo qui, intanto controllo se all'interno della pompetta c'è detersivo, no, non ce n'è più, ok. Quindi lo vado a versare direttamente, perché comunque è un detersivo igienizzante sì, ma molto molto delicato, quindi lo vado a versare direttamente sulla superficie del comò, fino all'ultima goccia, quindi antispreco. Questo è, non è il Napisan classico, ma è il Napisan al limone e menta. Quello classico secondo me è in odore, questo comunque un po' di odore lo fa, sicuramente è più profumato rispetto al Napisan per igienizzare il bagno, se qualcuno di voi lo conosce sa cosa vuol dire, perché quella c'è scritto pure limone e menta, ma non sa né di limone e né di menta, invece questo in realtà sì. E quindi vado a pulire tutta la superficie. E cosa sto usando? Se notate, sto usando il pannetto che ho usato prima per asciugare lo specchio, perché tanto, anche se comunque ha assorbito un po' di Quasar, non ha, cioè, non ci fa niente, ecco, nel senso, anche perché il detersivo per i vetri va usato su qualsiasi superficie, quindi non solo su vetri e specchi, ma anche per esempio sull'acciaio. Se voi passate il detersivo dei vetri sul lavello della cucina, per esempio, ve lo va a lucidare. Quindi va benissimo se comunque si è un po' inzuppato di detersivo. Poi vado comunque a togliere anche un po' di polvere che magari si è accumulata in questi giorni dai soprammobili. Qua c'ho un centrino, ce l'ho da tantissimi anni, questo qui ce l'è ed è fantastico. A proposito, mi devo ricordare di togliere questa lucina, che
tanto ormai, anche perché poi mi dedicherò sicuramente ad addobbare la casa per Natale, già avete visto infatti l'albero di Natale. Vado a riporre tutto come era prima, perché comunque la disposizione di questi oggetti mi piace, e continuo a pulire tutto per bene. Adesso vado in questa mensolina che vi ho fatto vedere prima, quindi la mensola del mio specchio. Non vado ad aggiungere nessun tipo di detersivo, anche perché la pezzetta è comunque già, diciamo, un po' umida del detergente di prima, quindi tolgo la polvere anche dai soprammobili. Ecco qui, voilà, ok, e questo è il mio Babbo Natale preferito, che va al suo posto. Il mio ingresso è perfettamente pulito, perfettamente profumato. Ve lo faccio vedere. Infatti vi vorrei anche dire una cosa importante: se avete intenzione di rendere il vostro ingresso pulito e profumato nella maniera in cui ho fatto io, usando i miei detersivi, oppure magari usando anche altri tipi di detersivi che magari mi consigliate sotto questo video, mi farà molto molto piacere. È tutto, guardate lo specchio, fantastico, è tutto meraviglioso, è tutto profumatissimo. Se vi ho fatto compagnia, lasciate magari un bel like. Se non vi siete iscritti al canale, vi consiglio di iscrivervi, e in più tante buonissime pulizie a tutti coloro che dopo il mio video magari inizieranno a farle. Fatemi sapere appunto se provate questi detersivi, se avete anche voi in casa questo profumo, che credetemi è paradisiaco, fantastico. E niente, come sempre vi do appuntamento ad un nuovo e prestissimo video, e vi ringrazio per aver visto questo video, anche questo video fino alla fine. Ciao, grazie, a presto!